Parliamo di Skriniar, parliamo di Marotta, permettetemi intanto di ringraziare gli amici di FC Internews perché ci hanno girato questo video che noi adesso andiamo a vedere, l'intervista di Beppe Marotta a Domanda Precisa sul rinnovo di Skriniar, sentiamo. Credo che in uno sport di squadra il successo di una squadra non dipende mai da una persona. Chiaramente nei confronti di Milan c'è un grande rispetto, sappiamo di avere a che fare con un professionista di grande valore, sapete che abbiamo avviato da tempo una negoziazione, però accanto a lui ci sono anche altri svincolati, tutti meriterebbero di essere riconfermati, ma le logiche aziendali purtroppo non ce lo consentono. Devo dire che per quanto riguarda Skriniar sono ottimista, sono per conclusione positiva. Direttore, però poco fa sul palco ha detto che siccome l'Italia non è più l'Eldorado del calcio, non si può far arrivare determinati calciatori a scadenza e a 2 anni dalla scadenza per affrontare il contratto o rinnovano o li vendi. Skriniar mancano pochi mesi. No, devo dire un concetto di un modello di riferimento che ci vede penalizzati rispetto a un contesto europeo. Questo non significa che i giocatori bravi non devono essere riconfermati o non bisogna rinnovare il contratto. Assolutamente no. Dico che è cambiato lo scenario di riferimento rispetto agli anni 2000, dove il campionato italiano era un campionato direi finale delle carriere dei giocatori, ma invece oggi è un campionato di transizione per delle logiche concorrenziali che ci vedono un po' penalizzati. Insomma, Marotta, nel solito gergo molto politichese, a un certo punto si sbilancia, mi pare, troppo Filippo. Politichese. Troppo politichese, scusa, posso intervenire? Che cos'è che non gli consentono all'Inter certe logiche aziendali? Quelle di rinnovare tutti quelli che sono in scadenza. Non è ironia. No, l'ha detto, l'ha detto. Me lo sono perso. Ma infatti io quando ho sentito quella frase ho detto, però poi ha aggiunto, su Skriniar voglio dire che sono ottimista. E se lui dice così... Vabbè, ma scusate, ma l'Inter quando deve spendere per i cartellini fa fatica. Ma quando ha dovuto rinnovare dei contratti e dare a questi giocatori degli ingaggi da top player, almeno per quanto riguarda l'Inter, il mercato italiano, lo ha fatto, ha aumentato l'ingaggio a Barella, a Brozovic gli ha dato 6,5 milioni, stesso discorso vale per Bastoni che prende 4,5. Anche a Perisic era stata fatta un'offerta importante. A Perisic 6 milioni gli è stato fatto, a un giocatore di 33 anni che andava per i 34. A Skriniar gli hanno fatto la proposta massima per il tetto ingaggi dell'Inter per 6,5 milioni con la promessa di farlo capitano. Poi, se Skriniar riceve un'offerta da 10 dal Paris Saint-Germain, non la puoi pareggiare. Se preferisce andare a guadagnare di più in un'altra città, in un altro campionato, l'Inter non può fare niente. In quel caso dici quello che dicono tutti gli amministratori delegati, non si può dire di no al Paris Saint-Germain. Questa l'abbiamo capita solo io e Giuliani, ma va bene così meglio. Però, voglio dire, se alla fine Skriniar decide di fare una scelta di vita, anche economica, prima che prende un pezzo di pane. Ma secondo te farà questa scelta? Cioè, tu cosa dici? Guarda, io i pronostici, soprattutto sul mercato, meglio che li evito, perché ero abbastanza sereno su Bremer e Dybala, abbiamo visto com'è finita, quindi lasciamo perdere. Mi sembra che da quello che dicono un po' tutti, da quello che dice Marotta, siano tutti abbastanza tranquilli nel pensare che la trattativa finirà bene. Poi pronostici io non li faccio, quindi vediamo. No, scusa, no, quando ha citato Bremer e Dybala segnalo una risata sotto i baffi di Ezio. Me l'ero messo lì in bassa frequenza a guardarlo. Guarda, la sta rifacendo anche per le telecamere. Quindi, no, tornando e pareggiando l'affare Rabiot, visto che abbiamo detto, ma quest'estate, scusa, perché poi non è andato al Paris Saint-Germain? Skriniar? Gli ha offerto i più soldi? No, all'Inter quello che so io è l'Inter che aveva messo sul mercato Skriniar per avere una cifra irrinunciabile, quindi quei 65-70 milioni che l'Inter pensava di avere per poi reinvestire su Bremer. Quindi avrebbe dati, ma non avrebbe dato i soldi per il cartellino pesante. Sì, cioè l'Inter e l'offerta del Paris Saint-Germain l'ha rifiutata. Adesso che non ci sarebbe più il cartellino... Beh, ma Skriniar non ha mai... Di più. Ma è la discussione che ho fatto anche, credo, con Massimo qualche tempo fa. Skriniar non è mai andato dall'Inter a dire me ne voglio andare a Paris Saint-Germain. Poi nel momento in cui l'Inter va da Skriniar e dice guarda che c'è questa cosa, allora Skriniar parla col Paris Saint-Germain e vede di mettersi d'accordo. Nel momento in cui l'Inter decide di metterlo sul mercato, ma Skriniar non ha mai bussato alla porta a dire me ne voglio andare. Se no sarebbe andato, o a gennaio andrebbe via. Se a luglio bussi per andare via e sai che fra 6 mesi firmi con chi vuoi a zero,
non è che dici rinnovo con l'Inter, quindi vediamo, vediamo quello che succede. Ma Danilo, sarebbe giusto secondo te rinnovare a Skriniar a queste cifre? Quanti anni ha? 27 abbiamo sì. detto. 27 anni, gli dai quello stipendio, vuol dire che di fatto non lo vendi più, comunque non alle cifre di adesso. E ancora in una bella età, mi pare. Quindi ha senso tenerselo stretto? Beh, certo che ha senso tenerselo, perché non mi vedo, non vedo tanti difensori centrali in Europa forti come Skriniar, attenzione, perché è uno Tomori. Forte, sempre un rendimento elevatissimo se vediamo da inizio stagione a fine stagione, poi un ragazzo appostissimo, io 27 avrebbero offerto per Skriniar, non ho capito. No, 27 anni. 27 anni. Ah, 27 anni. No, quest'estate sono arrivati a 50, no? Sì, però l'Inter voleva mi sembrava, 70. Mi sembrava poco. No, 50 ci penserei un momento, perché sembra al momento, dice 50 per un difensore, una volta si diceva ma è un difensore, valevano solo i centravanti. Ma adesso i prezzi valevano sono alzati. E allora si chiamavano centrattacchi. Ma per 50 io non lo darei. 50, per, 27 anni non lo darei. Anche perché la strategia qual era? Io monetizzo tantissimo per Skriniar, quindi 65, 70, che era quello che voleva l'Inter, poi te li offre nessuno, non lo vendi. Perché poi investo 30, 35 su Bremer, perché era quello. L'Inter sperava di guadagnarci, quindi per l'Inter ha bisogno di liquidi e ok di liquidità. Sarebbe stato il colpo. Ma quello era già preparato. Quello era un colpo già preparato. Poi ragazzi, l'Inter non ha venduto Skriniar, la Juve è andata a prendere Bremer, l'Inter non ha preso Bremer perché non ha fatto in tempo. E a proposito dei cinesi, del signor Marotta, eccetera, eccetera, e compagnia cantante. Ragazzi, io ci sono rimasto male quando nel giro di non più di 3 giorni il Football Club Internazionale di Milano si è perso Bremer e Dybala. Dice, vabbè, allora ragazzi, se giochiamo per il 10° posto, ditecelo subito. Lì la Juve ha venduto dell'Inter, signori cinesi prima dell'Inter sono a bolletta. Se i signori cinesi sono a bolletta, e veniamo a capo di questa situazione qui. Allora c'è stato un intervento di Cottarelli, non so sul Corriere della Sera se avete letto, secondo Cottarelli, che è forse il più grande economista italiano, secondo lui ci hanno fatto tanto di titoli, i colleghi del Corriere della Sera, impossibile per la società FC Internazionale non cedere, non cedere per Zhang, non cedere l'Inter, non cedere l'Inter, perché sì, l'Inter però se sarebbe... ne parla da tantissimo tempo e fino adesso comunque l'Inter è sempre di Suning, No, però ha ragione. Se, vero Ugo, se i cinesi in abuletta, traduci senza perché, senza Danè. Ha ragione Filippo? Dani, sì, nel senso che adesso io voglio capire come sarà il mercato di gennaio, ma soprattutto quello di quest'estate. Perché se tu fai un altro mercato come quello che hai fatto quest'estate, che a livello di giocatori secondo me non è stato male, hai fatto anche dei buoni interventi, ma se devi fare sempre tutto a zero, allora diventa difficile. Capisco il discorso di Marotta, lo capisco benissimo, però un minimo di tesoretto, come ha fatto il Milan, no? Quei 35, 40, 50 milioni da spendere sul mercato in una sessione estiva, insomma li devi avere per comprare, magari per prendere Dybala a zero, per riuscire a prendere, che ne so, il difensore che ti serve a 30, poi non compri più nessuno, gli altri li prendi a zero, va bene. Però non tutto a zero, perché tutto a zero non riesce a fare niente. Cioè, se tu poi devi liberare 2 posti per prendere Dybala a zero, diventa un problema, ti condiziona tutto il mercato. Quindi capiamo un po' che tipo di situazione c'è, perché un minimo di tesoretto per fare un mercato estivo di vertice, non dico tanto, un minimo ci deve essere. Non può essere come quest'estate dove il massimo è Lukaku 8 in prestito, perché poi prendi Bellanova in diritto di riscatto, Aslan in diritto di riscatto, Nano lo prendi a zero, Mkhitaryan lo prendi a zero, giocatori che a me piacciono, è un mercato che mi è piaciuto, ma è un mercato che è finito a fine giugno, cioè a fine giugno, tu a inizio giugno avevi già fatto tutto. E poi gli altri, no, perché Acerbi abbiamo fatto fatica a prendere l'ultimo Acerbi. Giorno, no? Il primo settembre l'avete preso. Sì, ma era zero Acerbi, Cioè non è che dovevi spendere niente, te lo prestavano con un diritto di riscatto ancora, sì, di 4, ma che puoi trattare, va bene, prestito. Qualcosina di base ci deve essere, non dico tanto. Dopo la sosta c'è subito la partita, Filippo, perché prima tu giustamente hai detto siamo a meno 11 dal Napoli, però
questo Inter-Napoli subito il 4 gennaio è l'occasione per rientrare. Ci devi credere. Quante partite ha perso il Napoli? Zero. Appunto, prima o poi, ci devi credere. Quante partite dai. Ha pareggiato l'Inter? Pareggiato, non lo so. Ah no, è vero, ne ha perse 5. Allora, ascolta, quella giornata lì, non venire qua a fare la cronaca, stai a casa, tanto vince il Napoli. Che te frega? Io ho detto questo, ho detto zero, quindi magari prima o poi. Per il calcolo delle probabilità. O prima o poi pareggiamo noi, capito? Quindi. Ma ci devi credere con più convinzione. Ma sì, e poi dico, buttalo via un pareggio col Napoli, con questo. No, ma guarda, io avrei firmato il pareggio anche a Bergamo con l'Atalanta, purtroppo è una maniera diversa. Purtroppo hai vinto. Rivediamo un attimo il calendario dell'Inter, però, perché Inter-Napoli è la prima, bravo. Bisogna vedere anche il resto, cioè Monza-Inter, poi la Coppa Italia, ma restiamo diciamo sul campionato, Napoli-Monza-Verona, Empoli e Cremonese. In mezzo la finale di Supercoppa contro il Milan, quindi l'Inter, anche il Milan ovviamente, dovranno andare... in Arabia Saudita, se non mi ricordo male, sì, perché quella è l'idea. Sì, vabbè, però è così, c'è il contratto firmato per altri 3 anni. A metà settimana prendi, fai un viaggio, cioè è un calendario bello fitto, eh? Molto, è molto fitto. Tra l'altro, io ormai non guardo più il discorso di sulla carta è più facile. Basta vedere le tabelle che abbiamo fatto con il Milan, che giocava col Torino, con la Cremonese. Adesso non mi ricordo l'altra, era l'Empoli forse. Ha rischiato di non vincere con lo Spezia, l'ha vinta al 90esimo con lo Spezia, davamo tutti 9 punti su 9 e poi il Milan alla fine ne ha fatti 4, quindi io non guardo più Empoli, Monza eccetera eccetera, dipende dallo stato di forma, dipende dalla motivazione, dipende se il viaggio in Arabia Saudita in una finale con il Milan che dà comunque un trofeo e ti toglie energie, insomma. Tornare a casa, io mi ricordo che dopo la Supercoppa dell'anno scorso, che l'Inter vince al 120esimo con la Juve, al posto che dare l'iniezione di carica in più, da quel momento in poi l'Inter perde i punti. Cioè vince il trofeo, vince forse ancora una o due partite e poi comincia a perdere col Milan, a pareggiare col Napoli e poi comincia a non vincere più. Comincia a calare, sì. Quindi... Ed era a Milano, non era in Arabia Saudita. E la prova, i numeri dicono che è una squadra incoerente. C'ha una delle peggiori difese aspettate. In trasferta la nona, è la penultima difesa. Ma in trasferta, in casa complessivamente la nona. La nona in trasferta peggiore, però, Daniele. È il secondo miglior attacco della serie. Ma in casa è diverso. È in trasferta il rulino che dici tu, in casa è diverso. Non ho capito, scusa. È in trasferta il rulino più negativo, in casa è diverso se guardi. Sì. E soprattutto il 4 gennaio, non è che hai fatto il volo della Supercoppa. Il 4 gennaio riprende il torneo, caro Tramontella, e tu devi essere bello fresco, pimpante. Ma neanche Napoli perché in casa devi tenere alto il tuo onore. Perché lui sta già facendo i conti che l'Inter fa il lavoro sporco e lui ne approfitta nella sua tabella. No? Certo. Anche l'Inter ne approfitterebbe se vincesse. Esatto. Quindi non... Sì, ma poi tu dopo c'hai il derby, la Supercoppa, i viaggi. Quindi se noi vinciamo con Napoli, poi voi andate in carrozza a vincere lo scudetto. No, non ho detto questo. Stai detto che quello. Devi fare il tuo dovere per guarda che Morina non mi sembra d'accordo. Io lo vedo ogni volta, scuote la testa, tocca. Ma perché tutto Morina è un negativo? Sì, un negativo. Guarda, è guarda molto negativo. Guarda che volto negativo, che oppressione. Che sulla povero Ezio, non è vero. Lascia stare il mio volto, guarda la mia mente non è negativa, assolutamente, anzi io sono un inguaribile ottimista, quindi credo nella mia squadra come ci ho sempre creduto e i risultati mi hanno spesso e volentieri dato ragione. Dico solamente a Filippo che se dalla Supercoppa in avanti avete avuto questo effetto negativo potevate iniziare prima proprio quella gara lì, poi però se penso al 12° uomo che avevate, che proprio al 120° si è aggiunto, che è Alexandro, ha dato quello splendido assist. Sei ossessionato da Alexandro, non c'era. Però, titolare della nazionale brasiliana. Sei ossessionato. Meraviglia di te che non te la ricordi bene quella Supercoppa, perché se al 92° Noveri mi dà il rigore su McKennie la vinco io senza i supplementari. L'aspettavo sta cosa. Lo so, però c'era però l'episodio arbitrale a favore. Certo. Claudio, sai bene che noi queste cose non le possiamo ricordare, non possiamo dire niente. Tant'è vero che io tiro solo sempre fuori il discorso dei 2 punti della Salernitana, perché quelli non sono opinabili, non c'è qualcosa di soggettivo. Senti, negativo, sei un po' più ottimista, dagli un po' di carica anche a lui che è depresso, dice che il 4 gennaio mi perde. Scusa, ma io
Finalmente ho un mese e mezzo di pausa dopo un inizio di stagione traumatico. Mi volete lasciare in pace? Hai chiuso che hai vinto a Bergamo. Allora, ho vinto Filippo, a Bergamo, per fortuna. Ma tu hai chiuso, a proposito, il, come si chiama adesso lo stadio? Il Gavis Stadium di Bergamo. Filippo. E quindi ritornando in casa tua col big match che tutto il mondo guarda, non puoi essere. Vabbè, ma tanto non manca un mese e mezzo. Allora, Alberto, e poi torno da Ezio. Sì, a proposito. Arrivo. A proposito, visto la grafica che ci ha mandato straordinaria regia, il calendario dell'Inter è già molto pieno di impegni. Sì. C'è l'eventualità che il 31 gennaio si giochi il quarto secco di Coppa Italia Inter-Atalanta, molto probabilmente. Dico, con chi gioca l'Atalanta agli ottavi? Con lo Spezia. Aspetta, prima passa con lo Spezia. Poi... tu passa col Parma, allora mettiamola qui. Però sto dicendo, in quel caso, se vuoi farti perdonare perché già ti andava bene il pareggino, la vittoria ti è sembrata troppo, tanto andate avanti. Scusa, in Serie A la Coppa Italia non è lo scudetto, non è già della la Juve, la coccarda della Coppa Italia ci sta male sulla maglia dell'Inter, lo scudetto è già della Juve, quindi Zu me l'ha detto chiaro e tondo, quindi è inutile che punta lo scudetto, la Supercoppa è di Conti, Zu quindi io penso alla Coppa Italia come l'anno scorso e alla Supercoppa. Ma guarda, sì, che a me mica fa schifo la Coppa Italia, neanche a me. Quindi tu hai anche quella, tu hai anche l'Europa League. Hai detto capito, per lasciate due qualcosa però. L'Europa League adesso non è che ti puoi chiedere degli ingordi. Allora Ezio, stavi dicendo, scusami. Stavo rispondendo a Claudio dicendo che non posso incoraggiare più di tanto in questo momento Filippo, ma soprattutto per un discorso precedente, quando si parlava di Marotta, mi volevo riallacciare questo, non sono intervenuto prima, perché voi avete parlato del politichese di Marotta, invece secondo me, da esperto e bravo dirigente qual è, Claudio ed io lo conosciamo abbastanza bene, quando lui parla di logiche aziendali che non permettono, è chiarissimo, per l'ennesima volta sta dicendo qua la situazione è precaria, Marotta sta tenendo in piedi quello che può dell'Inter. Filippo ha ragione quando mi dice vabbè, però questo discorso sono anni che lo sento, però adesso mi sembra che lui sia stato chiarissimo. Lasciamo da parte il discorso rinnovo Skriniar, ha parlato di logiche aziendali che non permettono puntini. Sì, è un campanello d'allarme pesantissimo. Ma scusa, ma vale per tutti Sì, è così, è proprio anche così. Tu l'avevi interpretato così quel riferimento, certo, di Marotta. Sì, subito. E beh, cosa c'entra con la partita con Napoli? Tu sei mentalizzato solo sulla sua rimonta. Stiamo parlando delle loro possibilità di battere il Napoli, pensiamo al mercato. Però io un desiderio, scusami Fede, io ho un desiderio però. Vorrei vedere Claudio il 4 gennaio con la maglia dell'Inter. Ascolta, a tifare se Inter. Se devi bestemmiare puoi uscire subito. No, a tifare Inter, ma è da una serata qui, che dici forza però, Inter, forza Inter. No, quello lo dici tu, proprio io non lo dico, non nomino neanche la squadra. Io ho detto che addirittura però... nomino neanche la squadra, mamma mia. Beh, dopo quello che mi hai fatto, scusa il minimo. Loro hanno loro hanno la possibilità di vincere. Però sei uno Napoli, spettatore invece lui lo vedo negativo. Comunque, tornando al discorso di Ezio, mi pare che le logiche aziendali in questo momento nel calcio italiano ce le abbiano un po' tutti. Mi pare che il Milan, che vince uno scudetto, abbia fatto ponti d'oro per tenere Kessi, per tenere Donnarumma, per tenere Çalhanoğlu, cioè aveva dei paletti e ha rispettato dei paletti, aveva un budget quest'estate e ha usato quel budget perché ha delle politiche aziendali anche il Milan, che sono differenti da quelle dell'Inter. Magari il Milan ha dei budget da spendere sui cartellini dei giocatori e tiene più bassi gli ingaggi. L'Inter magari non spende per i cartellini dei giocatori, si tiene quelli che ha e cerca di alzargli lo stipendio. La Juve, sappiamo benissimo che, Ezio, ne avete parlato anche spesso voi juventini, che ha dei problemi a livello economico, aumenti di capitale, deve stare attenta anche la Juve in qualche modo, magari diversamente da Inter e Milan. Quindi le politiche aziendali e il calcio italiano ha problemi generali, non solo di una società, quindi non è che devi parlare dell'Inter come se l'Inter fosse l'unica a avere delle politiche aziendali, perché non è così. Vai, al risparmio. Signor conduttore, vedo che il signor Zuliani mi copia. Ti copia? Dice, ah sì, perché come tu fai con Milan. Dice loro, io dico quelli là, almeno di anche tu quelli là. Io imparo da quelli, sì, da Danilo. Vai Ezio, che poi ho la pubblicità, replica. No, dicevo, Filippo, hai ragione, ma i soldi della Juve sono della Juve, della casa madre, che poi si chiami Exor, o si chiami Juventus, o si chiami Ferrari, la società è quella, la Juve non ha bisogno di prestiti e di pagare interessi, è diverso il discorso. Se mi paragoni l'Inter con il Milan,
qualche affinità, anzi molte affinità ci sono, ma la Juve è un altro discorso. No, è vero che è un altro discorso, ma io ti ricordo che quando Moratti copriva i buchi di bilancio con il suo patrimonio, io mi ricordo che veniva criticato, e molto, ok? Perché sì. Non si gestisce così. No? La Juve ha fatto quanti aumenti di capitale in un anno? Due? Da sì, 300 milioni, 250 aumenti, milioni sì. di euro, adesso 3. Non mi ricordo, ditemi voi che la seguite, io vado più o meno. Da 400. Ok, quindi non è che puoi farli sempre, chiaro che alle spalle hai una proprietà solida, ma non è neanche da prendere così sotto gamba il discorso che puoi fare gli aumenti di capitale, perché comunque è una società, capito? Dobbiamo andare.